Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a un'altra puntata del Diavolo e l'Acqua Santa. Già mi frego le mani. Allora, il Diavolo Carletto Pernat, eccolo che compare. Presente da Portmao. Eccolo, Carletto Pernat, buonasera. E l'Acqua Santa, Simone Battistella. Ciao Simone. Buonasera, buonasera a tutti. Benissimo, benissimo, ragazzi, che bello tornare. Mi frego le mani perché già so che Carletto Pernat qualche diavolata la farà, giusto, Carletto? È vero, è vero. Allora, partiamo con Mir, campione del mondo. Allora, volevo sapere la vostra opinione su questo cosa. Io ho fatto un sondaggio. La domanda era: Mir, campione del mondo, è il secondo titolo mondiale in 5 anni e vince il campionato del mondo della MotoGP al suo secondo anno in MotoGP. Allora, è paragonabile ai grandissimi della MotoGP, quelli che hanno fatto la storia negli ultimi 20 anni, Rossi, Marquez, Stoner e Lorenzo? Allora, in un sondaggio, questo sondaggio l'ho fatto per il 67,2%. Degli appassionati non è così forte, mentre il 32,8% dice che è fortissimo. Allora, io sto con il 32,8%, secondo me è fortissimo. La vostra opinione, comincia il diavolo. Diavolo butta giù la bomba iniziale, perché secondo Vai. me io voglio bene, ci mancherebbe alla Suzuki, a Mir, a Rins. Per me il vero campione del mondiale è Franco Morbidelli. È quello che ha corso meglio di tutti durante la stagione. Ha vinto tanti gran premi, se non era perché la moto lo avesse fermato, la pressione della gomma, il mondiale era suo. Per me si è dimostrato il più forte di tutti i piloti che abbiamo visto, in tutte le condizioni. Per cui se io dovessi rifare sondaggi, avessi vinto Morbidelli, sono convinto che l'80% avrebbe detto sì, Morbidelli è paragonabile a. Mir, secondo me, non è forte come Morbidelli. È fortissimo, uno che vince due campionati del mondo in 5 anni, figurati. Però per me Morbidelli è più forte e questo campionato era di Franco Morbidelli. Non me ne voglia la Suzuki, non me ne voglia Rir, non me ne voglia Davide Brivio. È una vittoria No, 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 vera, è un'opinione. però questo è quello che io penso. Per me il vincitore morale non serve a niente perché è una medaglia di cartone è Franco Morbidelli, perché ha fatto vedere in tutte le occasioni e soprattutto domenica scorsa di che pasta è fatto con una moto superiore di 12 km con un Miller assatanato. Questo è quello che penso io. Ecco, e quindi ovviamente non può essere all'altezza dei campionissimi che ho detto prima, secondo No, te, al Mir. momento Non lo no. è. Ok. Simone? Allora, secondo me, anche secondo me, non è in realtà non è giudicabile, nel senso che questo campionato è stato un campionato assolutamente strano, per tutto, per come si è svolto, per come si è svolto in termini di pubblico, assenza di pressione da parte dei media, di pressione da parte degli sponsor, degli eventi. Quindi è una situazione molto ideale per un giovane che quindi può gestire la pressione. In realtà lui la pressione l'ha gestita in maniera ammirabile, perché è stato tranquillo tutto l'anno, non ha mai fatto stupidaggini, a parte, insomma, non mi ricordo, la caduta forse a Gerez 1, e quindi ha portato a casa un campionato gestendo le risorse che aveva nel miglior modo possibile, attaccando quando poteva attaccare e rimanendo in difesa quando poteva difendersi. Però bisogna vedere poi alla prova dei fatti, quindi nei combattimenti. Non abbiamo veramente visto i combattimenti accaduti, non abbiamo visto quando le aspettative saranno alte e la pressione sarà alta nei suoi confronti. Quest'anno ci ha consegnato un Quartararo fenomenale in certe performance e poi in grado di crollare sotto il peso delle aspettative. E bisogna vedere Però anche cosa succederà quando tutti prenderanno la misura di queste gomme, perché uno degli aspetti fondamentali di questo campionato è stato che le squadre hanno fatto una fatica terrificante ad adattarsi alle gomme. La Suzuki ci è riuscita e ha sbaragliato la concorrenza. ecco, ma quindi sai, al io sondaggio faccio un voteresti sì o no? Scusami, Carletto, vai, vai, poi vai. io dico. Non si può giudicare se è un fenomeno o no, è stato un pilota Vabbè, ma bravissimo che ha fra portato. 5 anni lo sappiamo tutti, adesso bisogna dirlo adesso. Allora, Poi. adesso come adesso dico di no. Ok, perfetto. Dicevi, Carletto?
No, volevo dire, caro di cara qua Santa, sei anche bravo, perché Mira l'ultima gara un po' di pressione l'ha sentita, penso che abbia fatto una delle gare peggiori della sua vita, è partito decimo o dodicesimo che sia, ci ha messo una vita a passare, ci ha messo una vita a passare Spargaro, ci ha messo 4-5 giri, non è che abbia fatto, era teso, ma ci mancherebbe altro, però ragazzi, vabbè, ma la ci pressione sta, ce l'aveva, vedevi da... No, ci sta, lo vedevi dagli occhi, ma non è un'accusa, ho solo detto che la pressione, anche lui non so se sia in grado di gestirla come la gestisce un campione, magari il prossimo anno la gestirà, sia ben chiaro. Cosa dovrebbe dire a Rins che ha fatto due asinate? Rins si dovrebbe sparare, con le due asinate che ha fatto il mondiale era suo, mi dirai con i secoli, ma sai che il più cazzato era Rins domenica, l'ho incontrato in sala stampa. Aveva una faccia come gli avessero mollato un cazzotto. Lui che ha cominciato praticamente prima di Mir, che il mondiale era suo, se non faceva le due asinate, certo, gliel'ha portato via il compagno di squadra. Sai che divertimento che era domenica sera. Ci aveva un rebellotto qua nello stomaco e ti dico io. Ecco, sì, ma a proposito di questo, secondo voi nel 2021 Davide Brivio avrà vita facile, nel senso gestire il box come l'ha avuta quest'anno, o sarà un po' più complicato con due potenziali prime donne? Prima l'acqua santa stavolta. Ma una delle cose che è emersa invece da positiva di questa vittoria è proprio la capacità di gestione del team. Hanno costruito una squadra che ha una passione pazzesca, vivono le gare in maniera molto intensa, però con positività. Non so, ho letto da qualche parte che Brivio diceva: siamo una squadra felice. In effetti, questo si respirava anche prima, non solo adesso che sono vincenti. Quindi, secondo me, sarà abbastanza semplice. Poi non vedo in Mir e in Rins piloti in grado di mettersi o caratterialmente di farsi delle carognate. Quindi secondo me non sarebbe troppo difficile. Ma guarda Simo, che sono due che non si amano tanto. Oddio, i compagni di squadra normalmente non si amano. Vedi il Petrucci ante quello che era successo con Dovizioso. Però devo dirti che guarda che non si amano mica tanto, anzi, non ti voglio dire che sono cane gatti, ma poco ci manca, Io lo so per certo, però è giusto, attenzione, è giusto. Quindi guarda, poi quando devi rimettere che hai fatto Ramino, devi farlo la mano dopo, i jolly sono difficili da ripescare. Quindi secondo me Davide prossimo anno avrà più stress, molto di più, perché Rizzo non ci sta. Sicuramente sono d'accordo. Non penso ci saranno delle carognate in pista, ecco. No, ma io sto dicendo, sai, ragazzi, quando poi non ti ami, che una volta ti batte, la seconda non ti fai più battere. Ma non sono carognate, sono cose sportive sul circuito, sia ben chiaro. Di carognata, secondo me, ne abbiamo vista una sola negli ultimi 8 anni, quella di Marquez con Valentino, tra virgolette. Bene, tanto per metterci il carico. Allora, Yamaha, argomento Yamaha. Allora, la Yamaha ha vinto 7 gare, quindi più del 50% fino adesso, ha ottenuto 11 podi, 5, 6, 9 pole position, insomma i numeri dicono che è una moto super competitiva, però molti dicono che è una stagione disastrosa quella della Yamaha. Allora, volevo sapere il vostro commento, prima Carletto Pernat. Ma io me l'ho dimenticato, già che parliamo di Yamaha, anche di Morbidelli, di una cosa che ho detto qualche giorno fa. Morbidelli ha fatto la bellezza di 98 giri in testa durante tutti i mondiali. È quello che è stato più in testa di tutti. Mir è stato in testa 11 giri. C'è una bella differenza o sbaglio? Non lo so. Per far capire il discorso che volevo fare prima. Per quanto riguarda qua, ragazzi, la Yamaha è un enigma irrisolvibile per chi è fuori, perché è una moto che vince 7 Gran Premi, fa un numero di podi, si gioca al mondiale fino in fondo, tutti hanno vinto eccetto purtroppo Valentino. Come fai a dire che è una moto nata male? Eppure è una moto nata male, perché col casino delle valvole, ti ricordi, è riuscita persino a far partire un pilota
la terz'ultima gara dai box, che è impensabile una casa nella MotoGP. Era riuscito Capirossi con la Suzuki del 98, se non sbaglio, o del 99. Quindi per me è un enigma inspiegabile, però si devono guardare in casa gli ingegneri in Giappone. I piloti hanno fatto, secondo me, fin troppo, perché un pilota, quando sa che è una moto che ha un sacco di problemi, si sminchia, tra virgolette, anche un po'. Quindi hanno corso con tanti, tanti problemi e una Lancia la spezza a loro favore. Vai, Simone, la tua opinione. Allora, io dico questo: Yamaha sta ai suoi piloti come Suzuki sta a Mir, o meglio, Yamaha sta a Quartararo come Suzuki sta a Mir, cioè c'è stata questa altalenanza dei risultati, quindi una moto che sembrava praticamente dominante con un qualcosa, un buco nero che abbiamo visto anche caratteriale in Quartararo, mentre d'altra parte avevamo una Suzuki costante, regolare, forte più o meno dappertutto, con un pilota che la sfruttava allo stesso modo. Quindi Yamaha è sicuramente, come dice Carletto, c'è un punto di domanda, ma il punto di domanda secondo me è semplicemente nel motore. C'è un problema di motore, il motore non si può toccare, è successo un casino perché l'hanno voluto toccare in qualche modo senza seguire le procedure, e però per tutto l'anno la cosa non è stata chiara. Continuano a venire fuori notizie, notiziole più o meno vere, sì, e quindi quando lavori probabilmente con un qualcosa del genere, con un qualcosa di così importante come motore che non funziona adeguatamente, poi ti incasini. Ed è stato così tutta la stagione, alti e bassi incredibili. È chiaro che la moto è estremamente performante perché va fortissimo sul giro, però è anche evidente che c'è un problema grosso e può essere solo del motore. Esatto. E io faccio un'aggiunta, Batti, tu hai ragione, hai detto che Vignale, che Quartararo è un buco nero, ma allora Vignale se nella fossa delle Ardenne, che se non sbaglio è assolutamente più basso, ancora peggio, è imbarazzante, è nella fossa delle Marianne, non delle Ardenne, scusa, ho sbagliato l'arco geografico. Va bene. È la verità, allora, è la verità. Ducati, stagione fallimentare quella della Ducati, e qua inizia Simone Battistella. Inizia la Quasanta? Beh, è chiaro che sì. Direi di sì, perché è chiaro che lo mette il diavolo. Cioè, è chiaro che è una stagione in cui il miglior pilota è sesto adesso. È anche vero che sta ancora giocando il mondiale costruttori, però insomma, voglio dire, ci sono state due vittorie, quello è importante, ma non abbiamo avuto in Ducati questi exploit, questa costanza di rendimento ad alto livello, e devo dire che è quella che più di tutti ha sofferto questo cambio di gomma, perché gli alti e bassi dei piloti non sono spiegabili, perché posso capire un pilota giovane che ha degli alti e bassi, però abbiamo piloti di esperienza, ce ne sono altri tre perlomeno, che comunque hanno continuato ad avere altri bassi durante la stagione, e questo è sicuramente dovuto all'interpretazione della gomma, e quindi una stagione molto molto dura per Ducati. Speriamo riescano a portare a casa un podio mondiale almeno, non so se Dovi riuscirà nell'ultima gara a recuperare dei punti, però quello sarebbe oro, ecco. Ma sai, parliamoci chiaro, siamo 6 moto contro 2, cioè la Ducati ha 6 moto, metti che ne abbia 5, perché quella di Rabat è come dire che non c'è, però 5 moto contro 2 è ancora più forte la Suzuki con 2 moto, essere pari alla Ducati, sei d'accordo con me? Sai, 2 contro 5, bene o male una volta Miller, una volta Dovi, una volta Bagnaia, una volta Zarco, una pezza ce la mettono. Se cade uno della Suzuki, Coppa Costruttori la vedi col binocolo, sei d'accordo con me? Io penso che la stagione sia stata, come hai detto te giustamente, molto dura per via delle gomme che non si è riusciti ad adeguarsi. Però secondo me la stagione è stata iniziata malissimo, perché non avere dato quella fiducia a Dovi, che è un pilota che conosci da 8 anni, sai cosa ha fatto per la Ducati, e quindi andava... All'inizio ho cambiato tutto il modo di gestire del rapporto con Dovi.
si poteva dire non ci interessi più il prossimo anno o ci interessi e facciamo il contratto prima di partire. Non si può dire a un pilota dopo 8 anni aspettiamo le gare, le prime 3, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, soprattutto verso un pilota che ha fatto il primo degli umani per 3 anni. Secondo me di lì la stagione di Dovizioso e Ducati è andata scemando, anche Dovi si è svuotato, lo capisco, la Ducati ha fatto una scelta, pazienza, però secondo me tutto nasce da quel discorso lì, oggi Dovi sarebbe molto più avanti. Non so se avrebbe lottato per il mondiale perché non abbiamo la controprova, però sicuramente io penso di sì, perlomeno fino all'ultima gara sarebbe stato lì. È chiaro che quando i rapporti incominciano a essere così tesi, diciamoci le cose come stanno, di risultati è quasi impossibile ottenerli, perché poi un ingegnere rimane sulla sua tesi, il pilota sulla sua, e poi alla fine viene fuori un pateracchio che ci rimette sempre il pilota, perché è quello che tira giù il casco e deve correre con la mente libera, e purtroppo Dovi quest'anno ha corso con la mente non libera. Poi Ducati ha tutto benissimo. Il diritto di fare le scelte che vuole, Certo, sono d'accordo. Risposta secca: Bagnaia Miller possono, cioè una squadra che può giocarsi il titolo mondiale, prima Simone poi Carletto. Risposta secca, sì o no? No. No. Carletto? Pensa che il diavolo questa volta dice sì, pensa un po', perché sono convinto che cambierà tante cose in Ducati, non può fare 2 stagioni così. Per me sono già più, conoscono più la gomma, l'adattamento. Miller è un bel pilota, domenica ha fatto una gran gara. Bagnaia spero che torni a quello che era all'inizio, mi auguro di sì per la Ducati, ecco, poi è giusto Batti che tu dica no perché lo pensi, io penso che invece peggio di così non potrebbe fare. Quindi farà bene e lotterà fino in fondo, penso. No, ma io non dico che non possono far bene, però non li vedo lottare per il mondiale contro questa concorrenza. Ok, chiarissimo. Allora, capitolo Honda. Adesso io personalmente non voglio fare nessuna speculazione sulle condizioni fisiche di Marquez. Io non le conosco. Credo che nessuno di noi le conosca bene, forse non le conoscono nemmeno loro, non lo sappiamo, non è questo l'argomento. Quello che voglio chiedere a voi è però cosa deve fare la Honda? Deve già tutelarsi o deve aspettare Marquez? Che cosa deve fare prima il diavolo? Beh, assisteremo all'ennesima scemata, scusa la parola, tra virgolette, di Puig, che dovrebbe avere già firmato con Dovizioso se fossi io al posto della KRC, perché avere un'occasione di questo genere con Andrea per mettere a posto la moto e per correre come wild card che gliele fa sicuramente e magari essere lì se Marquez avesse qualche problema, una cosa avrei già fatto da 20 giorni. Poi è chiaro, ci sono di mezzo i soldi, però magari dove non vuole, Carletto. Adesso sentiamo Simone. Sì, no, ma io dico quello che farei fossi in Puig. Non so se l'ha fatto, non so se è lui che ha richiesto a Batti a Dovi di andare o al contrario, non c'è trattativa. Questo lo sa Simone, io non lo so. Certo. Però io al posto di Puig avrei già fatto questa operazione da 1 mese, ti dico la verità. Simone, lo so che chi ti dice che non l'abbia già fatto? Ah, certo. No, ma io ho detto quello che farei io, Simone. No, scherzo. Io penso che il fatto che non ci sia comunque in questo momento un'azione da parte di, perlomeno su Dovizioso, da parte di Honda, ma penso su nessun altro pilota, è forse l'indicazione migliore che abbiamo sullo stato di salute di Mark, cioè che evidentemente non c'è tutta questa crisi di cui si parla nei giornali e quindi, no. E quindi che sono più tranquilli di quello che che sembra. Noi non abbiamo nessun tipo di trattativa in questo senso con Honda, abbiamo parlato con Honda per un ruolo di test rider, poi non se ne è fatto niente, però non ci sono trattative, ecco, per una guida o una sostituzione di Marquez in questo momento, e forse questo è un po' il termometro della situazione. Allora, Aprilia, chi dovrebbe prendere Aprilia o chi deve prendere Aprilia? Chi comincia tra voi due? Carletto, so che ha un'idea che io peraltro condivido. Vai, Acqua Santa.
Secondo me Aprilia dovrebbe confermare Savadori, che comunque ha girato già nei test con la moto e non è già assolutamente giudicabile per la gara per il weekend di Valencia, dare conferma a lui e opzionare eventualmente altri piloti per il prossimo anno, che magari sono dei giovani o altri piloti che si possono liberare. Ricordiamoci che ci sono tre KTM che avranno i piloti in scadenza di contratto. E ricostruire così dai giovani e dal test team, molto importante il test team. Io, Simo, non sono tanto d'accordo con te, cioè è chiaro che è diavolo con l'acqua santa, ogni tanto d'accordo non c'è mai di base, anche se siamo amici, eh. Cioè io non farei così. Io Salvadori gli farei fare solamente il test rider a tempo pieno, visto che la Pria ha le concessioni. Ci vuole un pilota che salga su quella moto e faccia 50.000 chilometri sulle piste, come faceva Marcellino Lucchi e come fa Pirro. E lo deve fare un pilota che non corre, deve fare qualche wild card. Prenderei per un anno Chad Davis, che bene o male con Rea qualche volta ha vinto, non è sicuramente Bradley Smith, è meglio al senso delle gare, solo per un anno, senza opzione. E poi, come dici te, quello sì, adesso andrei in questo mese a opzionare o fare dei contratti per il 2022 con i giovani forti, i Bezzecchi, di Gian Antonio, questa gente, non dico i Marini e i Bastianini che hanno già il contratto, però sai, hanno un contratto di un anno con opzione anche loro, quindi il fatto che abbiano anche loro due un contratto con un'opzione, che siano quelli che dalla Moto2 passano, se loro fanno correre Chad Davis, si mettono Salvadori a fare i test, hanno più possibilità durante l'anno di mettersi a posto verso luglio con un pilota della Moto2 per il 2022. Io farei così. Beh, Simone, mi sembra... Sì, non vedo nessuna possibilità che prendano Davis, per motivi secondo me ergonomici. Non perché Chas non sia un pilota da prendere in considerazione per come guida, sicuramente è un pilota che soprattutto su certe piste sa girare, è un ragazzo di un'estrema positività che aiuta tantissimo, è un grano staccanovista, quello sì, però dal punto di vista ergonomico è troppo grande, non, secondo me non ci starebbe. E chi lo dice? Se gli mettegli un po' di soldini, guarda i piloti... Non credere che non ci stiano, lo sai meglio di me. Si rimpiccioliscono. E diventano piccoli. Va bene, ragazzi, dopo questa possiamo chiudere. Non vi faccio fare un pronostico di Moto 3 e Moto 2 sul mondiale, perché no, è troppo coinvolto. Sto le mani basse. Caso. Esatto. No? Quindi, io sai perché però, tifo. Per l'Academy Pernat, che è contro l'Academy Valentino. Ricordatevi di seguire, no certo, ci mancherebbe, ricordatevi di seguire su moto.it tutte le dirette, gli aggiornamenti, perché insomma domenica si giocano due mondiali della Moto3 e della Moto2 con piloti italiani che possono vincere il titolo. Grazie tantissimo al Diavolo, Carletto Pernat, grazie Diavolo. Ciao a tutti. E grazie all'Acqua Santa, grazie Simone, ciao a tutti, ciao ragazzi, grazie a tutti. Ciao, grazie, buona serata, ciao.